all'Assemblea regionale della CGIL Puglia un nuovo piano del lavoro per cambiare l'Italia, dedicata alla lotta al precariato e alle disuguaglianze sociali. Sensibilizzare attraverso la cinematografia, obiettivo raggiunto della CGIL di Bari Media Partner di Teresa Dondolava, il corto che parla di disabilità e degrado sociale, grande successo e lacrime di gioia, alla prima. Invertire la strategia recessiva, una delle proposte presentate a Roma dal sindacato per salvare e rilanciare il sistema sanitario nazionale. Ben ritrovati su CGIL Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli, Susanna Camusso a Bari, all'Assemblea regionale della CGIL Puglia, un nuovo piano del lavoro per cambiare l'Italia, dedicata alla lotta al precariato e alle disuguaglianze sociali. Vediamo. Milioni di famiglie sono nella fame. Pensate che cosa succederebbe se non vi fosse la resistenza della CGIL, che si oppone con tutte le sue forze ai licenziamenti, e avremmo 2 o 3 milioni di disoccupati in più. Con le parole di Giuseppe Di Vittorio pronunciate in occasione della presentazione del piano del lavoro della CGIL nel 1949, è cominciata a Bari l'Assemblea regionale della CGIL dedicata alla lotta al precariato e alle disuguaglianze sociali, sentite in maniera ancora più forte in tempi di crisi economica. Il 25 e 26 gennaio la CGIL presenterà a Roma, durante la conferenza di programma, il nuovo piano del lavoro per cambiare l'Italia, ossia una serie di proposte per rilanciare welfare e politiche industriali, rimettendo al centro il lavoro. Un piano del lavoro improntato al cambiamento, un piano del lavoro che riaccenda le speranze in chi in questa crisi sta pagando un prezzo troppo alto, nei giovani che hanno bisogno di guardare al futuro con maggiore fiducia, che vedono il lavoro allontanarsi sempre più dal loro futuro e dalla loro prospettiva di vita. Quei 40 miliardi che la CGIL indica come necessari per finanziare il piano del lavoro non necessariamente sono riferiti a nuove tasse, ma al modo in cui, agendo sulla leva fiscale, si possono recuperare risorse da reinvestire per creare occupazione, migliorare il welfare, rilanciare la crescita. Si tratta di fare in modo che attraverso il fisco si intervenga sulle disuguaglianze. Le risorse ci sono, non infinite. Non raccontiamo certo noi la favola che la crisi non c'è più e che tutto si può fare come se nulla fosse. Ma c'è nella nostra idea di piano del lavoro, ma nella nostra idea con la quale abbiamo contrastato in questi anni i governi della destra, quelli politici e quelli tecnici, c'è un tema che si chiama equità, e attraverso l'equità la creazione di risorse disponibili allo sviluppo. Noi pensiamo che sia indispensabile fare la patrimoniale in questo paese. Non ci racconti che l'IMU c'è già, che questo c'è già, che quell'altro c'è già. Oggi c'è una straordinaria diseguaglianza tra chi paga regolarmente le tasse sul suo reddito e sulla casa e chi invece non paga sulla multiproprietà immobiliare e sulle rendite. Ed è su questo che bisogna ricongiungere la forbice, applicando quella regola fondamentale, che peraltro prevede la nostra Costituzione, che la tassazione è progressiva sul reddito delle persone e non ha nulla che può essere esentato da determinare quella progressività. Una giornata importante, questa organizzata dalla CGIL Puglia, il piano del lavoro, ripartire dal lavoro, ha detto il leader della CGIL nazionale. Ma come concretamente? Quali sono le proposte che partono dalla Puglia? Proprio in Puglia abbiamo bisogno di mettere a valore tutta l'esperienza realizzata nella contrattazione sociale, nella contrattazione con la regione, per fare in modo che si alleviassero le condizioni delle persone colpite dalla crisi, e dobbiamo contribuire a risalire la china attraverso una nuova politica industriale, interventi sul welfare, per fare in modo che questioni strategiche come quelle della siderurgia, dell'energia diventino centrali per lo sviluppo del paese, e per fare in modo che si accorcino le distanze fra nord e sud, che rimane comunque la questione centrale da cui non si può derogare.
Quello che sta avvenendo in Puglia rappresenta il paradigma di come si possa fare politica industriale, con la giunta che ha saputo investire in settori che non solo hanno subito poco gli effetti della crisi, ma che riescono a trainare le esportazioni, determinando effetti positivi dall'indiscutibile valore. Ma anche in Puglia c'è un pezzo di industria che soffre, quel pezzo legato a settori più maturi o che hanno subito gli effetti della competizione, ma anche quei pezzi che vedono nascere la loro crisi all'interno dei limiti ormai evidenti del modello di sviluppo. Anche in una regione come la Puglia, che ha investito molto sul lavoro, quello prodotto è quasi sempre precario e in quanto tale non influisce in maniera positiva sulla percezione del vantaggio, dell'avanzamento, del progresso. Ed è per questo che la CGIL non pone solo una questione di sviluppo quantitativo dell'occupazione, ma anche qualitativo, e la stabilità è un fattore decisivo ai fini del miglioramento della qualità del lavoro. Sensibilizzare attraverso la cinematografia, obiettivo raggiunto dalla Camera del Lavoro metropolitana e provinciale di Bari, media partner di Teresa Dondolava, il corto che parla di disabilità e degrado sociale. Grande successo e lacrime di gioia alla prima del film al Cineporto di Bari. Come l'uomo vestito con foglie di un albero bruto e feroce, sia riuscito a rubare al silenzio del suo cuore una piccola voce. Note parole che nascono da uno stato d'animo reale, una vibrazione trasformata in musica. La sera stessa in cui ha letto il racconto, ha scritto questa canzone, prodotta dal gruppo Camillo Re, che ha creato tutta la colonna sonora del cortometraggio. Dondolava, dondolava, tra Venere e la luna, dondolava, dondolava. Davide Ceddia è l'interprete principale maschile di Teresa Dondolava, un titolo che racchiude in sé la musicalità del racconto scritto dall'avvocato barese Nicky Persico, trasformato in un cortometraggio dai registi Andrea Ferrante e Caterina Fierino. Com'è nata questa storia? Mi sono innamorata di un racconto che Nicky mi ha fatto leggere via mail così velocemente e ho capito che era una storia importante, era una storia buona, una storia giusta, una storia sana, per poter mettere insieme un gruppo di ragazzi. La CGIL di Bari, da sempre a fianco dei lavoratori dello spettacolo, a supporto delle lotte per il riconoscimento dei loro diritti, ha scelto di essere media partner del film ed è la prima volta che lo fa un sindacato, approcciando ad una forma di comunicazione nuova, la cinematografia, con la voglia e l'obiettivo di sensibilizzare. Abbiamo investito rispetto a questi giovani professionisti, rispetto ai quali c'è molto spesso poca attenzione. Invece noi, io sono convinto che come CGIL dobbiamo lavorare di più non solo nel sostegno, diciamo, quello quotidiano che noi diamo ai lavoratori, quello contrattuale, nella possibilità che anche molti giovani che si cimentano possano produrre dei risultati buoni, dei risultati che possono essere messi a disposizione di tutti. Teresa Dondolava è un racconto che affronta temi di cui non è facile parlare senza cadere nella retorica: il degrado, la legalità e il welfare, l'attenzione a chi ne ha più bisogno, la disabilità. Voglio ringraziare la Camera del Lavoro, voglio ringraziare Pino, Gianni, Anna Lepore, dove Anna? Qua. Perché è una cosa magnifica quella che hanno fatto. L'accento su un problema che riguarda veramente i più poveri tra i poveri o le più povere tra le povere, le donne disabili. La violenza nelle zone più degradate dalle grandi città, ma anche dalle piccole città. E non è un problema che oggi non esiste, è un problema che esiste. Commoventi le parole di Nina Daita, responsabile area disabilità della CGIL nazionale. Non si può girare la testa davanti a realtà così drammatiche come appunto quella di una periferia degradata e di una ragazza disabile maltrattata dai genitori. Sono tante le persone costrette a confrontarsi con questi drammi proprio per il fatto di vivere personalmente situazioni al limite, troppo spesso in solitudine. Il sindacato c'è e continuerà ad esserci anche attraverso la promozione di questo cortometraggio che prossimamente sarà presentato a Roma. Dondolava, dondolava, tra Venere e la luna, dondolava, dondolava.
qualità, lavoro, diritti, il titolo dell'Assemblea Pubblica a Roma, contrastare i tagli, riqualificare il sistema sanitario nazionale, dare valore al lavoro, salvaguardare l'occupazione. Questa in sintesi la proposta del sindacato che è emersa durante l'Assemblea. Sentiamo. Sono quattro le linee di intervento della CGIL emerse nel corso di un'assemblea pubblica a Roma dal titolo Una sanità di tutti, salute, qualità, lavoro, diritti, per salvare il servizio sanitario nazionale che versa in una situazione di grave rischio dopo essere stato sottoposto a tagli lineari per 30 miliardi di euro nel periodo 2011-2015. Si parte dal nuovo patto per la salute, indispensabile per rilanciare il servizio sanitario pubblico e universale. Priorità immediata quella di evitare l'introduzione di 2 miliardi di nuovi ticket dal 2014 e far uscire i piani di rientro dalle logiche punitive e ragionieristiche agendo sul disavanzo assistenziale per risanare quello economico. Secondo punto, l'assistenza territoriale H24, da attuare finalizzando il rinnovo della convenzione per la medicina di base e offrendo servizi sostitutivi delle strutture eventualmente da chiudere e precise garanzie anche per l'occupazione. Terzo punto riguarda il lavoro, salvaguardandolo e creando occupazione nel sistema sanitario nazionale, diretta e indiretta, stabilizzando i precari, incentivando una contrattazione per favorire la riconversione ospedale e territorio. Ultimo punto, quello che riguarda i processi di riorganizzazione dei servizi, che per avere successo devono essere costruiti con un'adeguata contrattazione, un'ampia partecipazione. La CGIL ha insistito affinché si formalizzi una sede di confronto nazionale e sedi di confronto in tutte le regioni. Abbiamo tutti un obiettivo, che è la presa in carico del cittadino dal punto di vista della buona salute. E per fare questo dobbiamo rimettere al centro tre principi, che sono la prevenzione. Questo paese la prevenzione non sa più cos'è, non investe un centesimo in prevenzione. Lo dimostrano i disastri ambientali, ma lo dimostrano anche i disastri in termini di salute dei nostri cittadini. I soggetti privati devono accettare le regole di governo pubblico. Bisogna rimettere al centro il governo pubblico nelle funzioni fondamentali dello Stato e la sanità è una di queste. L'altra cosa che voglio mettere al centro e che spero si riesca a fare con un governo di centrosinistra che auspico vinca le elezioni è quello di cominciare a ragionare su come si fanno anche le riforme e i contratti nel nostro settore. Bene, è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sul nostro canale CGIL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento va in onda su Delta TV, Puglia e Basilicata, canale 78, tutte le mattine intorno alle 7:40, in replica alle 24 circa. Buon proseguimento, arrivederci.